Sono Giulio Iacovino, presidente di Giovani Promesse. Oggi siamo a Capo d'Orlando, abbiamo fatto un'esperienza bellissima qui a Capo d'Orlando, abbiamo trovato un centro meraviglioso e per questo voglio ringraziare l'assessore Rosario Milone, i suoi collaboratori, in particolare Felice Scafidi. Oltre ovviamente ai ragazzi che lavorano qui al centro e ci hanno dato una grossa mano e sono stati molto ma molto disponibili, per cui faccio davvero i complimenti all'amministrazione e i complimenti ai ragazzi che gestiscono il centro. Aggiungo un'altra cosa, abbiamo trovato dei ragazzi meravigliosi qui che sono venuti, si sono messi in gioco, abbiamo dai 98 a dei bellissimi 2006, per cui l'esperienza di Giovani Promesse sta crescendo. Abbiamo iniziato a Milano, siamo passati per la Toscana e oggi siamo qui a Capo d'Orlando. Sicilia, terra meravigliosa, calda, che ci ha ospitato in maniera eccezionale. Il prossimo mese saremo a Rimini, 3 giorni a Rimini, il format sarà lo stesso, faremo 3 giorni di allenamento, ci sarà il nostro staff guidato dal direttore Beppe Folli. Dopodiché saremo a novembre a Torino, anche lì troveremo altri ragazzi, sicuramente altro entusiasmo e daremo ancora altra linfa al nostro progetto, che si concretizza poi con il nostro portale, che ricordo è giovani-promesse.com, dove vengono caricate le immagini di tutti gli stage che facciamo in giro per l'Italia, dando così la possibilità a questi ragazzi non solo di essere visionati oggi in questi 4 giorni, ma diamo loro la possibilità di essere visionati da chiunque in Italia, accedendo al nostro portale, vuole avere la possibilità di vedere più ragazzi possibili in giro per la nostra penisola. Per cui io vi invito a visitare il nostro portale e vi invito anche a breve a scaricare la nostra app, che sarà disponibile tra un paio di settimane.